Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati nelle ricette virali di TikTok. Sì. Per l'occasione abbiamo un jumpy deck che è travestito da zampogna. Solo per gli occhi. È gonfio come una zampogna, non si sa, ha tipo una malattia al mese. Sì, no, vero. L'altro scorso mese ho avuto quello in bocca, adesso negli occhi, prossimo mese magari mi viene sul capo, così è maggiore le dimensioni, no? A maggioro. Vi chiederete come mai ho la maglietta messa al contrario? Se volete sapere come ho fatto, vi lascio questa clip. Allora, raga, questo è il pre-video. Cioè, ho fatto ridere Murri e lui cosa ha ben deciso di fare per la seconda volta, perché la prima volta l'aveva fatto in camper. Cioè, sputare il caffè dalla bocca. Cioè, tipo, ti ho dicendo, cazzo. No, non ho sputato il caffè, ho soffiato tipo sul caffè. Peggio. Bene, iniziamo dalla prima ricetta. Scelto tre ricette adatte all'estate perché sono ricette veloci, teoricamente fa caldo, non abbiamo voglia di cucinare. Oggi il 21 giugno è il giorno in cui entra l'estate. Esattamente a tema, professionisti, e soprattutto dovrebbero essere abbastanza fit, tranne una che è friggiata. Ogni tanto faccio così perché non ti vedo, Vai tranquillo. Partiamo da questo sandwich low calorie. Ormai i sandwich sono, diciamo, in voga, specie su TikTok. Quindi c'è un sandwich. Ma come si fa questo sandwich? Prendi due uova. Due uova però sorridenti devono essere. Le si impregna un lato, si mette il sandwich. Qua è un gioco di tecnica, Sì, frate. Si flippa. Pomidoro. Roasted chicken. C'è il pollo grigliato. Forma, lo grigliamo. Roasted dell'arrosto, il pollo arrosto. Uno di là. Ed è sghere bro. Pollo arrosto, l'hai comprato? Il pollo arrosto, pollo tammerdella. Pollo grigliato, roasted. Ti può occupare? Intanto non mi guardare con questi occhi, non ce la faccio a continuare a fare un video serio se lui mi guarda così. Iniziamo, ho preso tutti già gli ingredienti. Ci dividiamo i compiti, Piero. Facciamo una roba professionale, dai, così acquisiamo credibilità e Barilla mi contatta. Fammi una fetta che io mi dedico alle uova, che teoricamente dovremmo ancora avere in frigo. Sono due le cose: o si sono mantenute perfettamente perché il frigo... Tu le hai comprate le uova? Alla temperatura artica, no. Dovrebbero esserci però, vediamo se mi ricordo bene. Perfette. Stanno congelate. Prendiamo le nostre due uova, addirittura ne abbiamo tre, gran lusso. Però devi fare il sorrisino perché sennò non funzionano. E guarda come io lo faccio, guarda. No, non lo bucare. Ok. Apriamo le uova. Io le apro così con il coltello. Le mettiamo dentro la bull. Il piede è il mio, Pieronf. Me ne frega niente. Prendi, esatto. No, fai una roba. Quello lì lasciamolo a me, che mi serve per poi fare la roba grossa. No, quella è una griglia. Prendila lì dentro. Benissimo. Non la senti mai sta la stoviglia. Cosa c'era in queste uova? Sale e pepe? Questo. Quando lo compreremo del di sale? Quando lo comprerai? Scusa. Va bene, anche così. Il sale, ragazzi, fa male. Noi dovete usare meno sale, più banane. Una fiada di pollo. Ma basta che ci sta. Sì, però fallo scaldare sta più sta padella. No, mi sembra che io lo stia mettendo dentro. Gli sto chiedendo. Questa va bene così. Va bene, va bene. Ma perché tutte le mani nere, zio Pera, anzi prima di toccare il pollo? Perché forse queste sono nere. Schifoso, e non toccare il pollo. Guarda. Non è colpa mia se questa cucina. Con le mani tutte impisticchiate, tocca il pollo. Ecco, come facciamo a lavorare con i brand se tu impisticchi le mani? Però non mi devi guardare con questi occhi. Porco, è caldissimo. Giampi, che... Culumani, arri! Ma culumani! Piglia le presine, dai! Piglia le presine, arri! Ma con le mani, porca! Mentre tu fai il pollo, io mi porto già avanti. Questo no, quanto minchia ne fai? Mi serve per l'altra ricetta. 100 kg di pollo fa. No, è pazzo. Culumani, arri! Questa ricetta è veramente comoda perché per chi non ha veramente uno sbatti di fare roba semplice, tipo io oggi avevo veramente poco tempo, sono arrivato tardi a casa dopo aver fatto la spesa per il video, palestra, eccetera, mi sono fatto due piade complete però di... piadina, pomodoro, lattuga, fesa di tacchino e olio. Hai tutti i macronutrienti per rispettare la dieta, ma sei veloce, sei efficiente, subito a lavorare. Porco deschio! Non lo sto usando. Non avevamo gli aromi quelli già prefatti. Non credo. Non glielo stavo mettendo il sale, glielo metti? Sì, un po' di sale, sì, sennò fa schifo. Un po' di birra, glielo metto? Certo, un attimo. Dammelo. Se mi lavo le mani sul pollo. Poi sogno io che do schifoso. Allora, vai. Questa padella dovrebbe essere antiaderente, cioè dovremmo usare una padella antiaderente. Quanto sarà l'antiaderenza residuo su questa padella? Cosa dobbiamo chiamare? Un architetto? Che puzza, che pollo fa schifo. Proprio puzza. Mettiamo un goccio d'olio? Ma dove? Là. Dove? Per non far attaccare l'olio? Sì. L'olio, ovviamente, nel fondo del. Basta, frate, con cosa lo stai cuocendo? C'è una puzza assurda. Ecco, una cosa che manca in questa cosa di cucina. Dobbiamo fare una cosa, dobbiamo montare un fornello. Quelli che si appendono così al balcone. Così tipo queste cose le facciamo fuori. Partiamo un po'. Possiamo portare un tubo di gas. Se hanno una minima intenzione di buttarci fuori, comunque ci butteranno 100% fuori. Basta, fra, stai facendo un mare di fumo, zio Pera. Basta, leva sto pollo. Oh, con quanto cazzo stracuoci le cose. Aperti pollo pampa. Quindi facciamo scaldare bene. Nel frattempo, prendi il pambaulitto.
Prendi il bamboletto. Dove l'abbiamo la spatula? Perché c'è una banana? Perché serve? Due sono. Dov'è una spatula? L'abbiamo un leccapentole e una spatula. Non abbiamo un cazzo. Ormai è una merda. Però sta qui... Si scalda? Ah, certo, mi hai spento tutto. Assicuratevi che nessuno vi spenga il fuoco. Grazie. E dopodiché passiamo alla... all'ovetto, che sarà poi la base della nostra ricetta e che poi andrà poi a girare. Quindi è un up and down, up and down. Quando hai cucinato con Barbieri non facevi così. Facevo peggio. Abbiamo calcolato male la dimensione della padella rispetto alla quantità di uovo. E ora bisogna rifare tutto, non abbiamo più uovo. Ah, non abbiamo un'altra, gliene posso aggiungere un'altra. Mettine un'altra, fa 100%. Cioè, tu hai un 100% di uovo. Dai, Murri Tech. Veloce, ma un smurri. Penso che ho cucinato lì in mezzo perché giustamente queste pareti fanno schifo. Oh, molto okay. Meglio. Bene. Che dobbiamo quindi, fare, frate? Niente, a questo punto predisponi. Non lo mettere sul coso cazzo. Anticristo, sei. Nel frattempo tu prepara la rucola, il pomodoro cuore di bue, me lo tagli a fette, tutto qui, dove cazzo vai? Beh. Prendi nel frigo la scamorza del video della Smeraldi. È tutta piena di muffa. No. Sì. Vero. Sì. Ma quando me la dai? Fighi butta questa a botare per non usare la scamorza. E noi useremo la scamorza. No, non è vero, la scamorza affumicata mi piace. Me la tagli pure questa fina fina perché si deve sciogliere. Allora, fina fina. Adesso, Finky Rock. Mentre adesso è ancora così ma bavoso. Ma quello lo dovevi toccare, tipo un attimo. Perché facciamo così. Ancora che è un po' bavoso, lo vedete che è un po' bavoso, sì. Immergiamo. Così lui da un lato praticamente si impregna, capito Piero? Uh-huh. E poi lo giriamo su se stesso. Quindi lo facciamo impregnare così di uovo e lo giriamo su se stesso. Mentre lui si continua a cuocere, adesso quello sarà l'impresa impossibile. Che dovremmo girare sto schifo qui. Ma figa, non ce l'hai una più piccola. Fratellino, no, puoi fare una forchetta. Non c'è un cazzo. Come faccio a scrostare le pareti? Ma poi cazzo, cuociamo un cazzo. Queste padelle in me. Ok, momento di flip. Jumpy che se ne va ovviamente quando mi serve aiuto. Se tu mi metti lo Scottex in bagno, io l'hai fatto la merda. Ti batteri alla merda. Qua. Dai, Tommaso, dai, Murri. Però non possiamo lavorare così. Dai. Ma vai che? Preciso, perfetto. Devi capire che quello che guardi tu. Vai, dai, taglia sto cavolo, quanto ci vuole. Lo sto tagliando, guarda. Inizia a mettere pomidoro. Questo lo mettere dove? In mezzo? Aspetta, tu taglia, io faccio. Sale che il pomodoro, se no fa, non sa di niente. Usa la caccia vuoi. Un roasted chicken me lo abbassa il fuoco. C'è fetti di pollo, fice. Bello, poi un pollo sotto l'aria condizionata, minchia. Sarà congelato. Pollo, senza uova però. La rucola. Vai, sta questa minchia fuori maggio. Vi giuro che taglia fuori maggio. Adesso lo dobbiamo non chiudere. Devi essere frettoloso che però la gente dice, sei tu quello che trompi con gli occhi. E guarda, è chi tutto chisto. Facciamo così, guarda. Mettilo. Perfetto, lascialo così, dai. Adesso lo flippiamo perché va cotto bene da un... Sa vista sciogliere la mozzarella. Pezzi pollo se le vau. Adesso cuocete fino a doratura. Perché abbiamo immerso prima la parte, diciamo, laterale del sandwich? Perché così facendo, quando voi lo andate a piastrare, diventa bello croccante e giallino, di un colore invitante. Togliamo il nostro sandwich. Come vedete è una one pot recipe, quindi è molto comoda se non volete sporcare un po' il tutto. E adesso andiamo... Tomaci, però va bene. Lo andiamo al taglio per vedere se effettivamente dentro c'è una stratificazione satisfying. Non è venuto per niente croccante il fuori, te lo voglio già dire. La stratificazione non ci sarà mai. Cioè, nel senso, ci sarà, non ci sarà la cosa sciolta. E allora perché fare di stratificazione? Silenzio, muto e basta. Basta. Questo mi fa male l'occhio di nuovo. Stratificazione. Che bello. Ce l'abbiamo, è bello. Non si, è caldo come l'era glaciale, che non era calda, quindi non può essere. L'era focale. Sì, dopo che hai toccato il coso. Tanto ora lo devi assaggiare. Ho capito, però. Doveva onestamente sciogliersi un po' ma di si più è la sciolta, mozzarella. Guarda. Piuttosto che usare magari la scamorza. Ah, no, qua si è sciolta, guarda. Piuttosto che usare magari la scamorza, utilizzate un formaggio anche più sottile, una sottiletta. Credo uno. Minchia, mangio dopo, farò non ho per niente, voglio assaggiarlo. Assaggialo tu. Mmm. Com'è? Però guarda, sta filando. Minchia, non mi va proprio. Buono! L'unico che dà quel po' in più è la scamorza affumicata. Molto buono. Per essere una ricetta fit, perché comunque ha calorie veramente basse alla fine, cioè del pane bianco, molte proteine e le verdure. Buono, però. Buono, veloce, scenografico se lo fate bene. Magari utilizzate anche una padella un po' più piccola. Sì, però prima ricetta approvata, veloce, facile. Avevo promesso di perdere poco tempo, passiamo alla seconda ricetta. Seconda ricetta, andiamo purtroppo a tradire la nostra patria, perché doveva arrivare prima o poi il giorno che provassimo, caro Piero Funk. Cosa facciamo? La chicken pasta americana. Non è la chicken Alfredo, le tagliatelle all'Alfredo con fettuccine Alfredo, con il pollo sopra, ma è comunque una chicken pasta. Io pera, voglio vomitare. Che poi se lo sbaglio è lo stesso di prima, vediamo. Minchia, esatto. Dio santo. Il difficile in realtà di questa ricetta è fare questa crema, questa salsa che dovremmo fare con il mini pimer che ho comprato, vero? Eccolo qua. Eccolo qui.
benissimo. Sì, un sacco di roba, ricotta, tutta roba così. Hai comprato? Ho comprato la ricotta, ma ovviamente la salsa peri-peri, compà. Anche se sono andato peri-peri in vari posti, non l'ho trovata. La salsa peri-peri. Pensavo peli-peli, se vuoi te li mettiamo un po' io. E si crea questa cremina simpatica. Sì, vabbè. Il pollo è un pollo arrosto normale. Sì, è normale come pare, è pieno di... pieno di spezie. Poi si fa bla bla bla, blu bla bla. Mix, mix, mix. Beh, nulla di che, in realtà la pasta è tutta quella salsa. Allora, salsa, dai. Allora, fai una cosa. Tu ti dedichi al pollo, io faccio tutto il resto. La pasta, la salsa e quant'altro. Dovremmo pulirle queste robe prima di usarle. Cazzo. Ma che vuoi che ci succeda? E furono ricoverati d'urgenza. Con la fortuna che ho io, sicuro. Andremo a tradire la patria per una giusta causa. Minchia, non abbiamo la presa. Un solito problema. Ce l'hai? L'asciugo. È troppo bello. Dove le stiamo attaccando le spine? È proprio sul tetto. Non ci arrivo. Oh, idiota! Allora, tu fai il pollo, che cosa non guardi? Pasta sauce, io non so che cosa intendano la salsa di pomodoro. Pasta sauce, ma io ho comprato della salsa di pomodoro. Giusto. Ovviamente faremo ad occhio, quindi mettiamo salsa di pomodoro. Fai conto che faremo poca pasta, eh? Ok, Piero, fa. Salsa di pomodoro. Poi, salsa di jumpy tack. Origano, sale, pepe e aglio in polvere. Va bene. Taglio in polvere, minchia, non ne possono fare a meno. Frate, prendi tutte le spezie che le devo buttare sul pollo. Origano, pepe, aglio granulare. La paprika ti serve. Questo pollo basta. Non ne faccio due, dai. Però è tutto duro, come faccio? Non lo usare. Mi serve l'aglio in polvere, fra. Lo apri e gli dai un colpo di coltello. E non riesco ad aprirlo. C'è il tappo anti-aprodo. Anti-aprodo. Qua ne abbiamo aglio, scusami. C'è aglio qua. Lo grattugio. No, fra, dai, fa schifo quello. Vai, grattugiolo. E grattugiolo. Paprika. Paprika. Cosa ti metto in questo pollo? Un coltello un minchia, ma perché me le avevi sempre tutte cose, zio Per? Metto? Paprika, sale. Paprika, sale, pepe. Basta, perché non c'è più niente. E ba, ci metto. Mettici un po' di no, guarda, miscela aromatica piccante. Gli metto questo. Metti miscela aromatica piccante. Non esagerare che diventa tipo immangiabile. No, benissimo, no. Mi è piaciuta questa tua risposta. Grattiamo qua, senza grattarci i diti. C'è la puzzaraglia già. Minchia, sotto le unghie te lo stai mettendo tutto. Proverò senza risultati a togliere lo schifo di aglio tra le dita. Benissimo, è una giornata che sta partendo bene, ma pian piano si sta incasinando sempre di più. Ma minchia, lo prendo! Lo sai perché sono deficiente? Perché se tanto poi dobbiamo usare il mini pimer. Non te lo frulli tutto. E punto! Ok, pepe. Fra, piano con quella roba, minchia, sarà devastante. Origano abbondante. Teoricamente ci andrebbe anche quella salsa per i peri del cazzo. Io non l'ho trovata e ci metto questa salsa messicana. Fra. Poca, zio. Basta, basta, basta. Ok, salsa messicana. Per i peri. Ah, la ricotta, minchia, certo. La ricotta cheese, che dà la cremosità, ecco. La ricotta, che è praticamente fuori dal frigo da mezzogiorno. Ricotta, abbastanza, perché darà la cremosità e la texture particolare. Se ne può più di sto pollo, pollo ovunque, pollo, 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 pollo. Sto facendo cuocere per bene. Goccio d'olio, adesso... Basta, no? Sì, a voglia. Adesso frullo e ti faccio vedere che bordo di merda che combino. Immergilo prima e poi frulli, bravo. Guarda, il colore è quello. È quello, bravo. Perché la ricotta va a stemperare il colore del pomodoro. Ottima cazzo. Non vi assicuro che dopo questa ricetta il vostro partner vi baci. Il grado di acidità che avrete nel corpo sarà consono a una persona normodotata. Porca grande salvataggio, brother. Minchia, che sono Spider-Man. Da piccolo volevo fare il batterista. Quel pollo sta diventando una satana. Ne hai messo troppo, te l'ho già detto. Non lo rimettere dentro però, Fa schifo. Sono molto combattuto nel mio giudizio. Molto combattuto. Strano, non è male. Non è però male. Ha questo retrogusto di salsa messicana. Bravo. Di salsa messicana che ti cringia nella pasta. Però in realtà non è male. Ok, dammi quel coltello. Taglielo dentro, perché se non è tagliato dentro bene lo rimetto in piastra. È perfetto. Lo tagliamo a tagliata proprio, perché poi andrà adagiato sulla pasta. Andiamo al mixaggio finale, quindi mettiamo la crema. Alla mantecatura, ecco. Quindi mantechiamo ben benino. Ovviamente state attenti alle dosi, perché se fate troppa salsa poi viene liquida. Ma vi basta mettere meno poi salsa nel piatto. Sì, sì, soprattutto voi che farete questa pasta andiamo a impiattare. Oh, vedi che potrebbe essere che la fanno. Non è che sono tutti annoiati di vita come te. Perché andare così distante quando lo potresti avvicinare? Bravo. Un po' di origano che ci l'ha messo sopra. Io ho messo un po' di origano. Sì. Bello schifo. Basta. Questa, signore e signori, this is the receipt. È la nostra pasta con sugo e pollo. Andiamo all'assaggio. Prendiamo ovviamente un rigatone, un pezzo di pollo e preghiamo che sia decentemente mangiabile. Vai, 3, 2, 1.
estremamente piccante. Piccantissimo, perché te l'ho detto. Quella era paprika, non usava il mix piccante. Usava la paprika. Mix piccante. Porco, mix spezie. Però c'è la ricotta qui, quindi assaggio questo. Mix aromatico piccante. Io. Non è malissimo. Allora, mangiare il pollo con la pasta, vi do un piccolo shout out, un piccolo stun. No, a me non stunna perché l'ho fatto per una vita andando all'università. Portavo pasta e pollo tutto insieme. Che schifo, zio. Il palestrato è già un coglione di sé, quindi. È già, diciamo, abituato a queste cose. Vi devo dire, con queste spezie non è male. Non è per niente grassa, perché okay, magari evitate di mettergli 30 kg di salse. Però se comprate la ricotta a basso contenuto di grassi e non usate troppe salse grasse, io le cose troppo speziate poi non le digerisco facilmente. Però a livello di sapore, cioè, è buona. Seconda ricetta, approvata. Ma adesso, il dolcino. Con un Jumpitec pulente, che è sempre bello da vedere. Auguratevi di trovare nella vita qualcuno che pulisca casa vostra come Jumpitec. Banana. Perché banana, nonostante io non la ami particolarmente. Dobbiamo friggere la banana. No, non almeno da mangiarla. Perché l'ultima ricetta è proprio a base di bananona. Ma andiamola a vedere insieme. Banana va spiedinata. Ci sono gli staccozzi cadenti. Sì. Poi la tagliamo, la immergiamo nel pancake mix. Spoiler, non abbiamo un pancake mix, faremo semplicemente acqua e farina. Potevo portare uno di bulk, me lo sono dimenticato. Ma voi lo trovate in descrizione. Friggiamo. Con tutto il staccariente lo friggiamo, perché? Scusa. E poi lo immergiamo nel... Col pancake mix verrebbe una scusa, prendi ricetta pancake. No, serve, ci vuole l'uovo, ci vuole il lievito. Lo faremo acqua e farina, una pastella di merda. E gli metti lo zucchero, però, mi auguro. All'uscita, non una che pastella. Che c'è? Ma mai? Il pancake si mette nello zucchero, si mette nello zucchero. E allora, aspetta, intanto facciamo sicuramente farina, prendimi la frusta. Io però sai che farei? Fateci tu minchia di olio a quanto minchia è arrivato. Più sta meglio è, chi se ne fa? Più sta meglio è. Teoricamente ci andrebbe l'acqua frizzante, non ce l'abbiamo. Aspetta però, guarda. Naturale? Naturale, va bene. Però l'abbiamo comunque ghiacciata. Vabbè, che... questa è l'acqua che abbiamo usato per gli esperimenti. Sei sicuro che sia acqua potabile? Certo! L'hai fatta tu, eh? Certo che è acqua potabile. Minchia, però se una niaghia. Metti lo zucchero. Ah, acqua rufri e dammi lo zucchero. Prima volta che apriamo dello zucchero. E poi aprilo! Non fare tu, non mi lasciare tutto a me, Manfredi, sembri. Basta, un po' più lenta la voglio questa pastella. Ma in realtà secondo me ti serve più dura. Che no, perché lenta. Troppo dura poi diventa immangiabile. Vediamo com'è l'olio. Benissimo, andate, rigirate nella pastella così. Tanto al limite lo zucchero lo possiamo mettere anche successivamente in uscita. Impariamo, sì. Anche se non è proprio questa la cosa. Dai, troppo friggi, caldo, friggi, eh. Friggi. Con pancake mix comunque sarebbe stato top. Ho capito, non ce l'abbiamo il pancake mix. Quella cosa tu ne trovo 10 di pancake mix. Sì, ho capito, non ce l'abbiamo qua. Cercate di monitorare l'olio, non fate robe troppo calde. Però in realtà le stiamo recuperando, perché cosa che mi devi fare? Mi devi sciogliere un po' di Nutella al micro. Ma secondo te cosa sto facendo? Bravo, Jumpy, cazzo. Allora, in realtà la banana non è che deve cuocere chissà quanto. Ma quindi... non c'è bisogno di squagliarla, vai. Secondo me nemmeno, esatto. È già bella sciolta. Prendi un coso con della carta assorbente. Anche un pezzo di Scottex. Sì. In un piattino. Sì. Arrivo. Se vi piace la cannella, a me fa cagare. Minchia, la cannella ci sarebbe top. Qua sarebbe perfetto, ma a me fa schifo il cazzo. Allora, secondo me sono pronte. Spegniamo. Guarda, ti insegno pure a togliere la Nutella dal cucchiaio. Questo non lo sapevo, Jumpy. Grande. Questo lo lasciamo raffreddare. Guardate intanto che bellezza. Non sono venuto belli come quelli, perché comunque abbiamo sbagliato la pastella. Non è pancake mix, è una pastella di merda. Però comunque a noi interessava la croccantezza. Uno tipo di sfinci che di casa fanno a Natale. Non so come si chiama nel resto d'Italia, tal. Le frittelle. Quello che lo zucchero, natalizie, ecco. Quelle, bravo. Visto, Giampiero? Frittelle. Poi cazzo parla solo. Ok, sono caldissime. Che mi guardi così? Mamma mia, da questo lato mi arriva prima l'occhio quello gonfio. Funko Pop, non riesco. Allora, Funko Pop. Momento, diciamo bene all'interno, anche non too much, c'è cioè un po' così. Ok, andiamo all'assaggio. È banana, estremamente sciolta, con la Nutella. È buona. La pastella fa schifo, ma manco si sente, perché farina che minchia si deve sentire. Quello è croccante. Non tantissimo. Assaggia questo. È buono comunque, non è vero? Non sono d'accordo questa volta con te. È buono. Banana squagliata. Certo, c'è la banana, deve sapere di banana. Banana e Nutella è top, perché la banana split è famosa in tutto il mondo. E comunque è crunchy fuori. Se usate il pancake mix magari vi viene un po' più dolce. Ma figa, già c'è la banana. Comunque, fateci sapere se anche questa ricetta vi è piaciuta. Secondo me, tre ricette funzionanti. Stellari. Ecco. Basta Jumpitec però, cioè non ti sai dare un freno. Ci vediamo al prossimo episodio. Consigliateci ancora una volta le ricette taggandoci su TikTok. E ci vediamo al prossimo video.